Le case in centro hanno quel non so che di magico. Sembrano un dipinto, a cui ha reso onore un pittore quotato. La via medievale in cui abito è piena di negozietti caratteristici e case che si affacciano sulla strada, con minuscoli balconi, dai quali si può ammirare la movida fiorentina. Presi in affitto una mansarda in una via centrale e l'arredai con i mobili di un mercatino dell'usato che avevo reperito su internet. Adoravo quell'abitazione che mi permise, appena diventata maggiorenne, di abbandonare l'ultima famiglia affidataria con cui avevo vissuto. Infine, grazie all'intervento di Patti che mi fece da garante con la banca, riuscii ad acquistare una casetta tutta mia. Adoravo quel piccolo balcone che mi permetteva di sedermi su uno sgabellino in legno a spiare ogni singolo movimento dei ragazzi che sostavano davanti ai locali. Mi concentravo sui loro discorsi e con la mia sigaretta mi rilassavo e immagazzinavo qualsiasi conversazione che subito dopo utilizzavo nelle mie trame, ricevendo in seguito consenso dei miei lettori. Mentre scrivo quest'ultima frase, una lacrima scivola via e si deposita sul tablet. Sì, perché i lettori erano la mia ragione di vita. Io, anche se giovane, a parte Patrizia, non avevo amici, solo tanti conoscenti con i quali, per mia scelta, non ho mai voluto interagire. Ho studiato al liceo classico di Pisa, la città in cui ho vissuto con la mia ultima famiglia. In seguito ho frequentato 2 anni l'Università di Firenze, iscrivendomi a Scienze delle Comunicazioni. Chiusi tutti i rapporti con i miei genitori adottivi. Non li sopportavo per la loro inflessibilità e soffocante impadenza. Sono così stata obbligata ad abbandonare gli studi, perché mi avevano tagliato i viveri. Ero la classica saputella che umiliava culturalmente chiunque intraprendesse un discorso con me, perché conscia delle mie competenze. Ho sempre cercato di apprendere appena ne avevo l'occasione e sapevo confrontarmi su qualsiasi argomento, dalla politica al mercato finanziario, al gossip, alle ricette vegane. Quindi vedevo tutto il resto del mondo a una spanna dal mio culo. Insomma, poco umile e poco socievole. Mentre scrivo, rivedo la sua faccia e quegli occhi che si inchiodano ai miei e mi portano nell'angolino a vergognarmi in solitudine. Proprio io che ero così sicura di me. Lo odio e vorrei che venisse risucchiato da una voragine. Soffro, soffro come una pazza. Tanto da decidere di mettere fine a questa agonia. E se è vero che dal cielo, dall'inferno, siamo collegati a questa dimensione, mi insinuerò nelle sue giornate e lo porterò sul baratro della follia. Un crampo allo stomaco mi distrae dai pensieri vendicativi. Mi sollevo e controllo cosa c'è in frigo. Per carità, una carota morente ammuffita mi saluta. Lo richiudo immediatamente. Sbircio nello sportello della credenza. Ah, 2 scatole di tonno si materializzano. Le apro convulsamente. Afferro una forchetta e con la mano tremolante riesco a ingurgitare qualche proteina. Mi guardo allo specchio. Mancano meno di 30 ore per mettere fine a questa vita insulsa. Sono ormai troppo stanca, troppo depressa e, se mi osservo bene, troppo magra. Gli occhi cerchiati pare vogliono fuoriuscire dalle orbite. Persino il loro colore risulta spento. Ripenso un secondo a mia madre. Perché non ci sei mai stata e mi hai gettata nella fossa dei leoni? Ma immediatamente il mio cervello devia e mi ricordo che ho appuntamento con la parrucchiera. Domani dovrò essere bellissima. Ne ho telefonato ieri e ho prenotato, dicendo che dopo 2 giorni la casa editrice mi avrebbe pagato. Così Francesca, fidandosi della mia buona fede, ha accettato. Ma in realtà io tra 2 giorni starò esplorando l'altro mondo. Mi chiederete come
Possa un uomo ridurre così a brandelli una stronza come me? Eppure è semplice. Mi ha devastato l'anima. Mi ha lasciata in mutande. Mi ha ferita da morire. Mi ha tolto la voglia di vivere.